il DNA adenovirale vettoriale, così come tutto ciò che viene trasportato, non si integra nel DNA cellulare nostro. Quindi viene a far parte di un sottoprodotto che poi viene a essere scisso. Quindi non, da questo punto di vista è una domanda lecita, perché giustamente ci si deve preoccupare, però si è proceduti a sviluppare questa piattaforma adenovettoriale proprio perché si è visto che non c'era questo rischio.